cucù. Sembra l'ora di arrivare. Che? Mezz'ora che ti aspetto! Sono salito su dalla rivetta con la moto. Arrivo in cima, pan, si spegne, accendo. Da un contraccolpo, momento mi spacco fuori. Oh, Panzer, non ho un'idea, ma secondo te, se facciamo saltare una macchina telecomandata sui salti, cosa succede? O esplode o funziona. No, perché mi è venuta questa idea qualche giorno fa, e caso vuole, Banggood mi ha scritto, e mi ha detto, no, ma se bisogna qualcosa, dicelo che noi te lo mandiamo. E io ho detto, beh, vediamo se c'è le macchinine. E me ne sono fatto mandare una. Ma va? Sì, ti giuro. Dai, tieni qua che vado a prenderla. Ciao. Tascia la macchinina, Anduela. Va, che bella. Ah, non è ancora aperta. No, no, è una bestia, è arrivata il giorno dopo, è arrivata, è incredibile. Ah, questi non servono. Tirami tutto. Dove sto? Ma qualche roba! Ma lì che mezzo! Oh! Madonna! Bello massiccio, Sospiro. Ammortizza bene. Qua c'è il comando, eccolo. Ah, è già fuori strada lui. Fammela chiudere. Ehi! Ah, pensavo che non andava. Manca le spillette, aspetta. Allora, hai finito, no? Vai! Uno, due! Giù tutto? Vai, giù tutto! Porco cane! Occhio! Hai distrutto il fiore a tua mamma! Retromarcia, ui! Oh! Che momenti ti investi da solo! No, ma è ingestibile! Dobbiamo allenarci un pochettino per prenderci la mano, perché sennò manchiamo le rampe, non è così. Oh, ho cappottato. Visto che non è finito lo skate park, andiamo a provarla dentro lì intanto, così vediamo se riesce a fare la spina, il quarter. Andiamo. Vai. Vediamo se va su dalla Rio. Tenteremo il drop. Sarà 5 metri, no? Vado? Vai, io sono carico. Via, full speed. No, è arrivata un po' corta. Aia, aia. Eccoci qua, abbiamo messo il bolide nello skatepark nuovo di Pacca. Vediamo cosa succede. Ci siamo, primo test di salto sulla resi, vai. Ottimo, direi. Sì, sì. Oh, porca miseria! Attenzione! Ma non ci credo. Fino alla fondo arriva. No, cambio prospettiva per il Panzer, vediamo se ora andrà meglio. Oh! Ecco, giù, questo mi ha mandato grosso, eh. È viva? Sì. Ce la facciamo? Niente, droppato giù nel burrone. Ma come si lamenta? Oh! Zitta! Hai visto? La porco boia! Vedi che va là? Praticamente quando si comprimono le sospensioni, sterza a sinistra, prepotentemente. Abbiamo già sbunato un cerchio, guarda il cerchio di come giro male. Sì, è il perno che è storto. Vabbè! Oh, ma... Allora, secondo me il problema è che qua è tutto bagnato, quindi se ne tentiamo su questo asciutto, magari... Vai! Questo qua è un quarter, in teoria doveva tornare su e tornare giù, probabilmente non abbiamo fatto ora preciso. Sopravvissuta! Ora che abbiamo fatto le prove, siamo pronti, possiamo andare sui salti grossi a vedere cosa combiniamo. Esatto, secondo me la passiamo tutta. Siamo gasati. Niente, ha tentato ancora di salir lì, ma... Ero quasi riuscito, ma si è piantata di sopra. Senso di rumoracci. Probabilmente è finito giù in centro a baraggio. Regolare, dai, andiamo di là. Siamo qua, abbiamo scaldato il mezzo. Allora, pronostico? Ma secondo me può anche arrivarci giù. Il salto incriminato è lo step down. Però non so se arriva nei migliori dei modi. Magari arriva corto, e magari arriva lunghissimo. Andiamo su a vedere cosa succederà. Mica scherzo. Aia, la vedo brutta sta macchinina. Se non ho passato il drop di prima sarà dura che ce la fa. Però qua abbiamo la rampa, magari. In teoria sai c'è quel poco in più che va su. Dai, io sono gasato. Che altro? Sai cosa? Ci sono? Oh,
Wow, no, non ci eravamo accorti, ma si è rotto un pezzo qua. E quindi non è più 4x4 e non è più sterzante, faccio quello che voglio. Quindi dobbiamo andare in officina, ripararla e tornare qua un'altra volta. Certo che è botta di sfiga, però, cioè, è caduta giù così a caso. Va lo stesso, ma fa male. Ah, supera però... lo stesso gli ostacoli. La povera macchinina ha imbarcato un po' di erbetta. Adesso diamo una pulita, sistemiamo la sale e poi torniamo in pista. Da, guarda qua, fissato velocissimo. Ho forato questo, ho messo un perno da dentro col dadino. Si vola! We back! È ora di riprovarci. Uè nani! Per i funghi? Ah, se c'erano li prendevo, ci sono. Il panzo ha fatto un fix lì. Ho messo dentro una vite lì. Col dado di qua. Col dado, al contrario, non ho fatto problema. Speciale, va qua. Meglio di quella che c'era su prima. Sì, probabilmente meglio di quello che c'era prima. Tra l'altro mi sono anche accorto poi che ci sono i pezzi di ricambio su Banggood. Ecco, boia! Alla faccia del non va. The winners heard of me, feeling like the summer beach side in the winter. With my lord. Dai, torniamo al nostro obiettivo, va. Niente, quel braccetto qua che è andato, va. Sembra il frullino per fare le torte. Che l'altra sera ho preso quella trave lì qua, guarda. La cannella. Complimenti. Facciamo un po' di pulizia via qua. Allora, abbiamo pulito la via per il salto nel futuro. Il piano è questo. Vado piano fino a qui, poi giù dentro tutto, sperando che non mi investa. 3, 2, 1! Non ci credo. Torna su. Lanciamo su il mezzo qua. Dai, cerchiamo di impegnarci. Tentativo numero 64.000. Oh, ma ti piace proprio cadere qua? È ora di andare a mangiare, su! Via! Dai, adesso l'ha data bella secca. Ma c'è ancora! Io sono fiducioso. E secondo me devo fare un altro tentativo. Dai! Perché va che ci arrivava già, È arrivata, no? Sì, sì. Porca miseria, è andata solo un po' a destra. Devo rifare! È incredibile quanto sia dura. Persiste, resiste. Porco boia! Prova a accelerare. Ah, vai, nuova! Questa è buona, te lo assicuro che adesso... Sei? Sì, c'ho paura. È atterrata in piedi. Ha perso una quota. Direi di che si conclude qua la missione. È successo un casino, ragazzi. Si è strappato l'intero coso qua, che non so come chiamare. È completamente rotto. Non c'è problema. Link qua sotto in descrizione per i pezzi di ricambio. Giusto, Panzer? Eh beh, ovvio. Sì, il 3x3 non delude. La più tarda battaglia questa. Va bene, ragazzi, allora per questo test estremo della Spirit Reckless Racing, è scritto qua, è tutto. Direi che ha superato a pieni voti anche il salto, ha superato, giusto, Panzer? Sì, sì, non... su, non ho visto bene. Adesso la sistemiamo e magari più avanti, se vi piace il video, ne porteremo un altro con cose un po' più estreme ancora. E però dobbiamo capire come farà andare dritta, cioè, perché quando fa le curve da sola è un problema. Link qua sotto in descrizione se volete la macchinina e ci vediamo la settimana prossima.